Si chiamerà Pescara Futsal 1997, la nuova realtà abruzzese protagonista nel campionato di Serie A di calcio a 5 2021-2022. La ex Acqua e Sapone, unita alla tradizione del patrono Luciano Mazzocchetti della Color Max Pescara, si fonde in un nuovo grande progetto legato alla città di Pescara, il Pescara Futsal 1997, che parteciperà al massimo campionato, ma anche il Pescara Academy, che prenderà parte al campionato di A2, raccogliendo il testimone della ormai ex Color Max Pescara. Non solo, anche le ragazze del Montesilvano femminile, fresche di titolo di campionesse d'Italia, saranno inglobate nella nuova grande famiglia del futsal della città di Pescara e si chiameranno Pescara Futsal femminile, ovviamente. Un progetto che nasce unendo anche i due organici delle squadre che l'anno scorso erano in Serie A per la regione Abruzzo, ovvero l'Acqua e Sapone Unigross e la Color Max Pescara. Stefano Mammarella, Murilo Ferreira, Cristiano Fusari, Coco Wellington, Ghi e Misael, gli ex nerazzurri che passeranno alla maglia biancazzurra del Pescara. Dall'altra parte, Saverio Palusci, allenatore della Color Max, allenerà questa nuova unica realtà del campionato di Serie A. Porterà con sé il portiere Piero Mazzocchetti, Coco Smith, André Ferreira, Dudu Morgado e Emanuele Ferraioli. Il primo acquisto, il volto nuovo di questa squadra, invece, è Alexandre Maltauro, classe 1999, pivot mancino, che arriva dalla Serie A2 dell'Arzignano, ma è cresciuto nella grande scuola di futsal brasiliana del Concordia. In arrivo un altro tassello a chiudere il mercato. Rumors parlano di un talento che arriverà dall'Argentina. Poi la squadra di Palusci sarà al completo e la società potrà dedicarsi alla costruzione degli altri due roster. Il Pescara Academy in Serie A2 sarà allenato da Luca Di Eugenio e sarà una squadra composta esclusivamente da ragazzi abruzzesi. Nella femminile quasi tutte le ragazze campionesse d'Italia saranno confermate, ma il patrono Mazzocchetti lavora su due grandi colpi che presto saranno ufficializzati.